Allora, un giorno, sempre col permesso di Maria, nel nome di Maria ti ordino. Papa Francesco dice che non bisogna mai discutere con Satana. Ha ragione. A parte che è molto più intelligente di noi e ci stende. Ma poi lui vorrebbe che lo si prendesse sul serio. Non so se ricordate quella meditazione in cui Satana si lamentava che era in chiesa e che Maria non lo degnava di uno sguardo. Vi ricordate quel passaggio? Lui vorrebbe in tutti i modi essere considerato. E noi meno lo consideriamo e più lo stanchiamo. Allora, noi non dobbiamo mai parlare col diavolo, ve lo raccomando, amici. Dobbiamo al massimo comandargli: vattene via, lasciami in pace. Vi butto lì delle cosucce che magari sono un po' slegate tra di loro, ma che vi potranno essere utili. Per esempio, una ragazza mi dice: una notte ho sognato Gesù, era bellissimo, era radioso, sembrava appena uscito dal sepolcro, era dalla cintola in su nudo, due occhi straordinari, dei capelli ordinatissimi, e mi dice: seguimi, vienimi dietro. Lei, per fortuna, io l'avevo già preavvisata, come preavviso voi, se vi capitasse. Dice: se vieni dal cielo, resta, se no, vattene. E questo si manifesta come Satana e urlando scappa via. Se vieni, anche le più belle immagini, anche le più belle ispirazioni non abboccate. Se vieni dal cielo, resta, no? Altrimenti vattene. Bisogna comandare. Tanta gente sento che la notte si sente disturbata, si sente. Tieni sempre sotto il cuscino una corona del rosario. Avete visto, ho regalato una bella corona solida, eh? Bella. Sono fatte a mano. Sono fatte a mano da un operaio che, per arrotondare un po' il suo stipendio, le fa a mano e scrive anche: mentre la facevo, ho pregato per te. E dovremmo avere la corona sempre a portata di mano nel nostro, non il telecomando, amici. C'è qualcuno che vede la televisione piuttosto che niente, anche a letto. Ma dai, niente televisione. Hai lì la corona, la prendi in mano e dici: no, Madonna, io ho provato, non mi si apre la bocca, non riesco a pregare. E col pensiero, e poi la corona in mano. Se vieni dal cielo, resta. Altrimenti vattene. Hai fatto un piccolo esorcismo su te stesso? Su te stessa. Nel nome di Maria ti ordino di insegnare a me, incompetente, cosa fare per scacciare i demoni. È una bella domanda questa, eh? Io non so voi che cosa potreste rispondere. Prendi la corona, la toglie. Lui risponde: unirsi alla passione di Cristo. Ti è 2-0. Unirsi alla passione di Cristo. Io interloquisco e dico: unirmi alla passione di Cristo? Sì, questo so come si fa, ma c'è qualcosa di particolarmente gradito a Dio che ti scaccia? Subito risponde: la salvezza delle altre anime. Che catechismo, signori!
pregare per gli altri. La mia nonna, con un linguaggio del 1900 girati indietro, diceva: chi per altri ora, per sé tesora. Cioè, chi prega per gli altri, prega per sé, tesora, raccoglie tesori per sé. Ma io continuo, io prego per le altre anime, ma c'è qualche gesto, qualche preghiera? Anch'io faccio un po' come fa la gente, no? Che viene da te e dice: ma non c'è una preghiera potente contro... E poi internet, quella roba lì, ti sforna in continuazione, no? La preghiera potentissima, la più potente. E io dico: sì, ci sono due preghiere molto potenti. Quali sono? Il Padre nostro e l'Ave Maria. Amici, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Che belle! Ma che belle queste preghiere, per non dire che l'Ave Maria in tutta la prima parte è solo Vangelo. Avete mai notato? Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Questo lo dice l'angelo, Vangelo. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo. Questo lo dice Elisabetta e sta scritto nel Vangelo. E anche la seconda parte, che è stata inventata dalla fede della Chiesa, non ha la potenza del Vangelo, della parola di Dio, però ha la potenza di miliardi di persone che dicono: quante Ave Maria saranno state dette fino adesso? Milioni di trilioni di miliardi. Santa Maria, noi preghiamo i santi, la Maria è la santa, la santissima, Madre di Dio. Vi voglio raccontare quello che ho sentito, un parroco dentro in mezzo alla vita della Chiesa, no? E ho sentito che giravano nella mia parrocchia dei testimoni di Geova a buttare per aria le coscienze, no? Scelgono di solito vigliaccamente le persone malate, le persone anziane, le persone scosse. Vanno da una nonnetta: oh nonna, parliamo di Dio. Oh, se voi chi siete? Ma parliamo di Dio, va bene. Vuole dire l'Ave Maria. Come no? Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Si fermi, perché ho sbagliato. Ma lei ha detto Santa Maria, Madre di Dio? Io ho imparato così. No, dovrebbe dire Santa Maria, Madre di Gesù. Beh, sì, è la stessa cosa, no? Allora dovrebbe dire così. Ma no, ma cosa mi mettete in testa? Basta, è già confusa, non ho capito più niente. Maria è la madre di Gesù, certamente, ma è anche la madre di Dio, come ha definito un concilio 1500 anni fa, perché lei è la madre di Gesù, vero uomo, ce l'ha detto bene Don Francesco, no? Vero uomo e vero Dio. Quindi è la madre di Gesù, vero uomo e vero Dio. Non perché lei ha creato Dio, ci mancherebbe altro, ma perché lei ha partorito Gesù, che era vero Dio. Quindi può essere detta benissimo Santa Maria, Madre di Dio. Che bella! Prega per noi peccatori adesso.
e nell'ora della nostra morte. Quante volte io ho provato a dire a persone che hanno perso una persona cara e io non ero lì, sono stata lì tutto il tempo all'ospedale, sono andata a casa a tirare il fiato, è morto proprio in quel momento, da solo. Io avrei voluto, e incontro una mamma il cui figlio si è sparato in bocca col fucile del papà e l'ha fatto giù nel box. Io sono andato a salutarla e dirle: mamma, al di là del tuo dolore, guarda che tuo figlio era un bravo ragazzo, veniva nel gruppo giovanile, non so cosa gli è passato per la testa. Noi sappiamo anche che Satana spinge, no, al suicidio, non lo so cosa è passato per la testa. Eh sì, e poi con un ragionamento da mamma, illogico, ma completamente vero, dice: e l'ha fatto giù da solo in box al freddo. Povera mamma, tuo figlio si è tolto la vita e tu sei preoccupata che era giù da solo al freddo nel box. Io ho detto: ma guarda Franca, non era da solo Aurelio. Perché? C'era la Madonna. Quante volte lui ha pregato con noi, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. E tu credi che lei non l'ha ascoltato? Capite, amici? Le preghiere più normali, più solite, se noi le scomponessimo. Andiamo un po' a ruota libera così, che tanto lo faceva Don Francesco, posso farlo anch'io. Il Padre nostro, non so se vi siete accorti che è composto da 7 domande. Padre nostro che sei nei cieli, prima sia santificato il tuo nome. Seconda, venga il tuo regno. Terza, sia fatta la tua volontà. Guardate, noi dovremmo starci su a meditarla l'una, eh? Ognuna per una. Si dice che San Francesco, quando recitava il Padre nostro, stava 10 minuti sulla prima parola, Padre nostro che sei nei cieli, perché a lui veniva in mente Padre Bernardone, non più Padre Bernardone, Padre nostro che sei nei cieli. Gustiamo, amici, le preghiere che la Chiesa ci mette sulla bocca. Ce n'è in giro 1000 novene, fate bene, fatele, fate quello che volete, ma io gusto la Bibbia, la liturgia, ho provato a fare delle prediche commentando la prima orazione, la colletta. E ci sono delle orazioni bellissime. Sia santificato il tuo nome. E ti viene in mente magari quelli che lo bestemmiano, in casa mia bestemmiano, e tu ripeti: sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, il regno di Dio. Sia fatta la tua volontà, come viene fatta in cielo, così sia fatta sulla terra. 3 domande. Quarto, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Pensate, amici, che io sarà da circa 7-8 anni che tutte le mattine ricevo una telefonata di una che mi chiede la benedizione. Anche stamattina qualcuno di voi mi ha visto, forse, o a mezzogiorno, mi ha visto sulla panchina che dava una benedizione. È una persona che è tribolata fisicamente. E non si trova nessun medico che ponga mano a lei. E lei mi dice: ma se lei mi dà una benedizione, metà della mia mente si libera. E io come faccio a non dargliela? Sarà vero, sarà un placebo, sarà... E chi lo sa, da 7-8 anni, tutti i giorni. E se non mi trova alle 8:30, non finisce mezzogiorno senza che non mi chiami ancora.
e le dico: dacci oggi il nostro pane quotidiano, che è l'alimentazione, che è la preghiera, che è la salute. Come si sta male quando si sta male, amici. Io, grazie a Dio, non ho fatto ospedale, ma ho fatto 15 giorni in ospedale per la protesi all'anca e per la riabilitazione. È duro l'ospedale, è duro la notte, è dura. Ma quanta gente c'è, anche non nostri parenti. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a, allora eravamo a 4, sì. Rimetti a noi i nostri debiti, 5. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Gli esorcisti sanno molto bene che se un demone non se ne va, può essere, che perché la persona soggetta debba ancora perdonare a qualcuno o debba chiedere perdono. Se tu non perdoni, Satana è la tua palla al piede, ti ricordi i detenuti dei fumetti? Devi perdonare. Come si fa a muore la mamma e non andare al suo funerale? E una mia parrocchiana l'ha fatto. Ma sei matta? Care donne, ve l'ho detto tante volte, siete meravigliose, siete belle. A me piacciono le donne, non piacciono gli uomini. Poi le ho offerte a Dio. Siete meravigliose, ma gli uomini non sono così ostinati come voi. Gli uomini ne hanno le altre, sono dei baggialotti, sono dei fessacchiotti. Basta che la donna, e lo sa, fa vedere un mezzo pezzettino di seno, magari tira via l'ultimo bottoncino e poi si china giù mentre ti fa la pratica, e l'uomo: don, ma le sai anche tu queste cose? No, io le vedo, mica posso, no? E la donna, tranne voi, ma tante donne sono maliziose su queste cose. Adesso ho perso il filo. Era: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, liberaci dal maligno. Quel male lì è il maligno. Non c'è bisogno di andare a cercare chissà che cosa, amici, le preghiere del buon cristiano. E io quando faccio gli esorcismi uso il rituale della Chiesa. E se il maligno non se ne va, magari ripeto qualche passaggio, ma ho scoperto che l'arma, mica sempre determinante, perché certe volte lui se ne fa un baffo di me, ma l'arma potente è il rosario. Io ho alcune pagine, ecco qui. Poi quando, e non voglio anch'io fare. Allora, questa è la trascrizione. Continuiamo in questo esorcismo a pregare il Santo Rosario. E coloro che mi assistono hanno sempre la corona in mano. Il diavolo, a un certo punto anche a me cade la corona, preso come era, mi cerco la corona in giro e non la trovo. E il diavolo: stupido, guarda per terra. E mi era caduta. Stupido, guarda per terra. Vabbè, io la prendo su. Continuiamo in questo esorcismo a pregare il Santo Rosario, dopo aver detto tutto il rito dell'esorcismo.
perché sappiamo che Maria è potente contro il maligno. E allora, se ti piace, o Madonna, noi vogliamo recitare il terzo mistero del tuo Gaudio. Tu partorisci Gesù a Betlemme e se vuoi, e le dico sempre così, se vuoi, non dobbiamo pretendere niente dal cielo, se vuoi. Ordina per umiliarlo. Uso spesso questo termine, per umiliarlo, commenta a Belzebù, si era qualificato come Belzebù, di commentare questo mistero della nascita di Gesù. Su, parla. Nel nome di Maria, a tua umiliazione, dici, cos'è la nascita di Gesù a Betlemme? La mia rovina! Urla scandendo le parole. E poi, puà, per la vostra salvezza. Bene, allora lodiamo la Santa Trinità, lodiamo Maria. Hai ancora qualcosa da parte di Maria di dirci? Fa fatica a rispondere, ma poi si lancia con tono altezzoso e forte, scandendo bene le parole, ha accolto tutto nell'amore di Dio. Ti fa meditazione. Allora io aggiungo, e così vorremmo fare anche noi, accogliendo Gesù nell'amore di Dio. Cosa c'era nel cuore di Maria? Tutto. E dopo una pausa grida con sofferenza, io lì non ci posso entrare. E Padre Pio lo diceva, il cuore immacolato di Maria è l'unico luogo al mondo in cui Satana non può porre piede. Che bello. Che bello, perché il cuore immacolato di Maria è vero? Sì. Dice disprezzando. Capite perché è bello consacrarsi al cuore immacolato di Maria, come è stato detto a Fatima? Bene, continuiamo allora nel terzo mistero, la nascita di Gesù a Betlemme. Chi dice il rosario per ricordarci il mistero dirà: benedetto il frutto del tuo seno Gesù che nasce a Betlemme. Io alcune volte recito, non so se lo fate anche voi qualche volta, il rosario. Lo usate fare, se no ci perdiamo in giro. Che mistero era? Dove? Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito in te. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che incontra Giovanni. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che partorisce. E così ogni mistero, se volete, diventa un po' più lungo, ma si corre di meno. Ave Maria, mi scoppia il cervello, bla 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 bla, cerca di confondermi, no? Ave Maria, ma lui interrompe il rosario urlando, prima della sua nascita stavamo benissimo noi. Inizia un dialogo serrato con Don Ambrogio. Della nascita di chi? Di lui. Vuoi dire di Gesù? Sì. Beh, adesso stiamo bene noi invece che è nato e state male voi. E dopo la sua morte ancora peggio. Ah sì, e perché? Perché lui salva tutti, 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 tutti. Ah, Gesù misericordioso, dico io. Che bello. Ci ha lasciato Maria, no? Già. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Adesso
Anche questa creatura che stiamo esorcizzando offre a Dio le sue sofferenze per salvare le anime che sono in peccato mortale e che si avviano verso la morte. È vero che è così? È vero! E che fa? Arriva, prende questa sofferenza e le prende e le porta su in paradiso, urla disperato. Ah, che bello, dico io. Che deficiente, dice lei. Che offre. E chi gliel'ha suggerito? Lo Spirito Santo. Che bello, ma guarda, dai, dai, continuiamo il rosario. Ave Maria, il diavolo si lamenta e beffeggia e continua a ripetere bla 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 per confondermi. Poi all'Ave Maria cantata, non tollera il canto, Satana. Tutte le cose belle lui le rifiuta. Lui ama la sporcizia, lui ama il male, lui ama gli odori, lui ama. Poi all'Ave Maria cantata urla con disperazione: basta, basta, mi massacra. Ah, ti massacra. Bene, io ne sono contento. Io ho sempre questo atteggiamento col maligno. Lo prendo in giro perché mi sento sicuro. Se fossi al di fuori dell'esorcismo, io non so se parlerei così. Non so se, perché lui è molto superiore a me, ma in quel momento io ho la stola. Carina, so quella della stola, vi leggo, poi ritorno lì. Quando siete stanchi, fate qualche cenno, magari qualche colpo, eh? A un certo punto della preghiera urla: leva, mi fa soffocare! Che cosa? Il tuo straccetto! Perché ti fa soffocare? Perché è benedetta. E protegge te. Oh bella, e da chi mi protegge? Da me. Io sono contento di avere questa stola che mi protegge da Belzebù e ti fa soffocare. Il diavolo è insofferente. Qualche altra volta mi ha detto: perché hai quello straccetto viola? Se no di te farei polpette. E io, che ripeto, quando faccio esorcismo lo sfrutto e io lo straccetto ce l'ho, e io lo straccetto ce l'ho, e tu no. Esther, che vede tutto questo, mi è testimone. No? Hai qualcosa da dirmi a mia istruzione e dei preti sulla stola? Subito risponde. Non tutti la usano più durante le confessioni e sbagliano. Io a quel punto ho fatto il giro della mia chiesa con tre confessionali, nessuno aveva la stola, nessuno. E io sempre nella mia borsa o dunque vado, c'ho sempre la stola. Se avete notato, vi do la benedizione con la stola. Ah sì, sbagliano. E perché? Perché non sono protetti e il sangue di Cristo non arriva come dovrebbe. Eh no, gli faccio io. La confessione vale ugualmente, perché l'ordine c'è. Però tu mi dici che non sono protetti? Ma guarda, questa non la sapevo. E poi cosa hai da dire sulla stola? Che tu la usi sempre. Don Ambrogio ride e dice: grazie della tua testimonianza, è la verità. Già. Anche quando benedico, lo sai? Lo so, io sono lì che vorrei divorarti, ma non posso. E invece io in giro stole per tutti i locali della mia casa, l'ho messa anche in automobile.
E adesso io non do una sola benedizione senza la stola. Hai finito di parlare della stola? Non insegnarlo agli altri. Non insegnarlo agli altri. Don Ambrogio ride e chiede perché? Se no io sono rovinato. Oh Madonna, ci fai ridere e intanto umili questo demone con questi insegnamenti. Andiamo avanti col quarto mistero, va? Abbiamo saltato il terzo. Canto del Gloria e dell'Ave Maria. Al quinto mistero io aggiungo Gesù che fa la volontà del Padre. Va bene se dico così? Ma il diavolo continua a tacere. Vabbè, stai facendo lo sciopero della parola, ma se la Madonna ti obbliga a dire qualcosa d'altro, noi ringraziamo Maria mentre continuiamo a pregarla in questa decina. Con il permesso di Maria mi rivolgo a te, Belzebù, e ti ordino di dire nel cuore di Maria cos'è successo in quel mistero lì. Ma lui sta zitto. Perché noi vogliamo onorare Maria umiliando te. Parla, su, avanti. Solo molto dopo e con fatica dice una spada ha trafitto il suo cuore. Come non era morto Gesù? Perché? Perché aveva capito cosa sarebbe successo dopo. E Maria ha accettato tutto, risponde. Oh Maria, ti ringrazio che in ogni mistero della vita di Gesù c'è dentro tutto il mistero della tua fede e della tua vittoria sul male, perché con questa tua accettazione ti ha sconfitto, è vero? Mi ha schiacciato. Oh Maria, la tua fede accanto al sangue di Gesù partecipa. Per questo la Chiesa ti chiama corredentrice. Dai, cos'hai infine ancora da dire? Ma lui tace, ha finito di parlare. Io mi fermerei qui, amici, perché ce n'è. Ce n'è, siamo a 33 minuti. Stop.